Ma speriamo di sì, per la verità c'è ancora tanto da fare, del resto questa iniziativa del mercatino delle idee, come spiegheranno anche meglio gli organizzatori, è quella di sensibilizzare soprattutto in questa settimana, perché quella ricade nell'ambito della settimana europea della riduzione dei rifiuti, per sensibilizzare, dicevo, sui temi dell'utilizzo, del riciclo, ma soprattutto lo scopo è quello di ridurre gli imballaggi che quotidianamente utilizziamo o cercare quantomeno di allungare il ciclo di vita di ogni singolo prodotto. L'iniziativa normalmente si terrà al Parco del Mercatello domenica 23 e domenica 30 novembre dalle ore 8 di mattina fino alle ore 20, entrambe le domeniche. Ci sarà, come dire, la possibilità di visitare stand che si occupano di tutti questi temi, ma anche altri che riguardano per esempio quelli delle energie rinnovabili, del commercio equo e solidale, insomma un modo diverso di concepire, diciamo, il nostro pianeta. Quindi anche nuovo, non solo usato. Nuovo nel senso che è riferito il nuovo alle energie rinnovabili, al puntare all'innovazione, a tutto ciò che, come dire, è compatibile con gli ambienti, a diversi stili di vita. Questo penso sia il messaggio principale che si vuole dare. E, ripeto, invitiamo a visitare il mercatino delle idee, perché può darsi che da idea nasce nuova idea. Allora, signora Costa, il mercatino delle idee in che consiste? Il mercatino delle idee è nato 3 anni fa, in effetti, questa associazione principalmente per dare uno spazio ai creativi, perché i creativi hanno poco spazio, non hanno assolutamente spazio a volte per esporre le loro cose. I nostri creativi a Salerno principalmente fanno ricreo, riuso, riciclo, fanno cose che le trasformano e ne fanno altri oggetti. Dunque, in pieno con la settimana della riduzione dei rifiuti, che è importantissimo per il nostro pianeta, io penso che domenica sarà una grande festa, perché insieme ai creativi avremo tantissime associazioni. Da ELP, che è l'associazione a tutela e sostegno dei consumatori, all'ABIO, che è un'associazione per i bambini in ospedale. Infatti i volontari di questa associazione con le bottiglie di plastica creano altri oggetti, cioè in piena filosofia del mercatino delle idee, perché noi siamo principalmente un'associazione di promozione sociale e quello che vogliamo è, diciamo, che noi muoviamo una microeconomia, perché principalmente i nostri espositori sono giovani e donne, cioè le categorie più svantaggiate nel mondo del lavoro. Dunque diamo un occhio al lavoro, un occhio alla socialità. Le associazioni che partecipano in effetti si occupano di varie cose, da Obiettivo Amare, che si occupa di senza tetto per esempio, ad altre associazioni che si occupano dei cani, cioè tutto per la comunità. Diciamo che noi arrivamo a un discorso molto sociale e speriamo che domenica appunto sia una grande festa, domenica 23 e domenica 30, perché il parco è una cornice incantevole, abbiamo questo stupendo parco che a volte forse è poco utilizzato per questo tipo di iniziative.